Ciao a tutti, io sono Nerotus, bentornati sul mio canale, siamo di nuovo qui con The Binding of Isaac. Okay, andiamo a fare una partita normale dopo aver fatto una disastrosa, logicamente, partita con The Lost nel ringraziamento per i 1000 iscritti. Con chi ci manca? Kane, mio dolore, mio pain in DS. Judas per il chest. Con gli altri ho fatto tutto, quindi Kane, Judas e Eden. Mi sei sul culo, Judas. Dai, facciamo Judas e ci facciamo una partita tranquilla. Tra molte virgolette, perché di partite tranquille ne ho viste poche. Il seed per questo run è FLCPCYX7. Possiamo andare subito ad iniziare la partita. Mi sembra una vita che non gioco The Binding of Isaac. Non si data, perché bene o male il lunedì con... senti, usiamo Belial, già che ci siamo in prima stanza. Il lunedì con... sul Richard Super Show sono abituato a fare una partita ad Isaac seedata, però di solito ci date sempre dei seed pazzeschi, quindi non ci sono mai troppe difficoltà per, diciamo, a vincere, anzi, cioè a volte riusciamo anche a perdere così, però dipende un po' dalle situazioni. Invece una partita non seedata, tranquilla, fatta normalmente con l'obiettivo di sbloccare nuove cose, era un sacco che non la facevo. Non mi sono neanche accorto che avevamo la maledizione Flash. Che no, mi tengo bella. Flash trasforma tutti i nemici all'interno di una stanza in cacche. Sì, cioè è abbastanza potente, anche se ha tempo di carica enorme, tipo 6. E comunque Belial, ogni volta che lo uso, dovrebbe aumentare le probabilità di trovare il patto con Satana. E ma aumenta il danno, ha un tempo di carica di 3 stanze. Quindi direi che Belial vince per mia preferenza, ma anche secondo me abbastanza oggettivamente vince contro Flash. Avessi una bomba potrei prenderne 3. Maledizione a me. Gemini, primo boss. Campione. Ah, usiamo Book of Belial, giustamente. Book of Belial dovrebbe aumentare il danno e forse anche la Rate of Fire, se non sbaglio. Sicuramente il danno. Ok. Ok, non dovrebbe essere un problema, eh. L'unica, diciamo, Giuda parte con più danno e delle monete in più. Ma il suo vero problema è che ha poca vita. Quindi trovare un HP up da subito non è male come cosa. Anche se comunque la chiave, la vite, screw, non è malaccio, perché bene o male è un... come si dice? Un damage più tears up, mi sembra. Tears up senza dubbio, la damage non lo ricordo. Il fatto di avere solo un cuore di vita vuol dire probabilmente essere... cioè, vedersi proibito l'accesso alle curse room, a meno che non si ottenga della vita in più. O se non si hanno dei cuori grigi. Ok, ok, già che abbiamo poca vita, vediamo di non farci spottare in faccia a questi tizi. Fantastico. Non ci credevo che ci sarei riuscito, in tutta onestà. Io di solito riesco sempre a farmi le spottare nelle gengive, invece questa volta è andata abbastanza bene, dai. Avete troppo, ma non ci sono neanche rocce tinte da far esplodere, non c'è niente. Devo solo ammazzarvi brutalmente. Ma solo quello aveva una troll bomb, quindi era un personaggio diverso. Oppure c'è una probabilità che voi mi lasciate una troll bomb? No. Boh. Dai, ti prego, vieni qua. Ok. Una chiave bene che mi serve per entrare nel item room. Ok. Questi qui sono insopportabili, ma... beh, devo dire che ho un danno di base abbastanza alto, dato che sono riuscito a farli esplodere in una maniera abbastanza veloce. Questi di solito hanno una tanta vita. Invece, probabilmente anche grazie al Tears Up, che mi permette di... Tears Up aumenta la rate of fire delle lacrime e quindi logicamente sparo più colpi al secondo. Cioè più colpi al secondo, ora magari non ne spara, sì, ne spara sicuramente almeno uno al secondo, però aumenta il rapporto colpi su secondi, ecco. Questo era il concetto principale. Store credit, assolutamente sì, dovrebbe permettermi di... non so se comprare tutto gratis o solo un oggetto. Ora vediamo di non farcelo esplodere come sono riuscito a evitare prima. Il problema è che ho solo una chiave. Se adesso apparisse un'altra chiave, fantastico, fantastico. Sembra che il gioco mi stia venendo incontro, cosa che di solito capita molto raramente. No, non è vero, di solito ho un culo sfondato. No, my reflection no, manco per il... peccato per la chiave speccata. Ah, vedete, con store credit, lo zero, mi prendo BFF. Hive Mind, chiedo scusa. Giant Spider and Flies. Con 5 potrei prendere un altro di quelli, vediamo. Vedremo. Ah, mi riprendo lo Swallow Penny. Ogni volta che prendo danno c'è una possibilità che io rilasci una moneta o due addirittura. Il problema è che con Judas in questo momento non voglio prendere danno, dato che non ho visto che potevi colpirmi, dato che ho solo un cuore di vita. Quindi non si adatta bene alla situazione attuale. Oh, poi se prendo danno, per dire, cioè,
anche il lato relativamente positivo, che posso guadagnarci qualcosa. Non so come abbia fatto a fermarsi prima e non a venirmi addosso, dato che di solito i ranni riescono sempre a fare quel 2 mm in più che riescono, che gli permette di colpirti, mentre di solito uno dice no, mi fermo qua che non ci arriva il ragno, invece no, fa sempre quel passettino in più che arriva esattamente su di te, soprattutto quelli che saltano. Ok. Ok, oddio sta stanza. Vogliamo finire ad esplorare? Sì, che magari teniamo qualche moneta in più per lo shop. E soprattutto quasi quasi andai. Però siamo nel cellar, quindi se ci fosse nella curse room ci andiamo dopo. Prima battiamo il boss. Vedremo, vedremo, vedremo. A parte che se poi... vabbè. Vabbè. Pin, non è un problema. Guardate quanto danno che facciamo. Eh sì, Book of Belial è un oggetto bello forte. Credo sia... non so se è preferito, ma sicuramente uno degli oggetti preferiti da Zeto, Book of Belial. Una vita in più. Satana, cosa mi proponi? Patti o scrigni? Spirit of the Night. Volo. E ho lacrime spettrali. Però rimango senza cuori rossi. Vogliamo rischiarcela così tanto? Sì. Chi non risica non rosica, ragazzi miei. E però riuscirò a morire male per questo, sicuramente. Però ho in mente qualcosina del tipo che adesso vado a prendermi sicuramente quel cuore grigio che era qua. Anche se vuol dire usare 5 monete, lo prendiamo. Tanto entrando nella... come si chiama? A parte qua c'è un chest che non ho preso e posso prendere, già ad esempio. Una moneta e una chiave ci sta. Entrando qua prendo solo danno uscendo. Dammi qualcosa di buono. Pillole e... troll bomb, ok. Pillole sconosciute, sono tutte e due sconosciute, quindi dimmi solo che non è una telepills. Lemon party. Iphone piece, ok. Niente interessante, cioè in realtà Lemon party è abbastanza interessante, dato che è piuttosto potente come... come pillola, nel senso che il danno che fa la zona di limone, tra virgolette, che lasciamo è molto elevato, e soprattutto la zona occupa buona parte della stanza. Se la si lancia in una stanza contro un boss tipo Pip, diciamo che ne vale decisamente la pena. Ok. Allora, volare mi dava un vantaggio, magari volare e avere le lacrime spettrali assieme è una bella combo. Mi dà vantaggio prima, magari non adesso, dato che non ci sono rocce ma ci sono buchi, chiamiamoli così. C'è di buono che con le lacrime spettrali riesco a colpirle senza dovermi mettere davanti, e riesco a prendere un cuore nero in più. Fantastico. Va bene. Nemici che volano, che non è proprio il massimo in questo momento, però. Se diventa... ora, il nostro obiettivo potrebbe essere interessante diventare Guppy, dato che abbiamo preso Hive Mind, abbiamo Flies e Spiders giganti. Logicamente quelli alleati, no? Ci manca solo che ci siano quelli avversari. Più l'abbiamo preso gratis, quindi siamo molto felici. Ok, rimani solo te. Vedi di non farmi danno. Se riesco a prendere danno da te, sono davvero un coglionito. Bene, bene, volare mi sta venendo molto incontro, dato che ho già potuto raccogliere numerosi oggetti che richiedevano l'abilità del volo per essere raccolti. L'abilità del volo. Ok, fantastico. Ho la chiave per andare allo shop. Prego, datemi un oggetto interessante, perché di due oggetti ne ho già dovuti abbandonare due. Anche vero che ho preso un oggetto nello shop e uno nella stanza fatta con Satana, più quelli di del boss. Però sì, mi sembra proprio di sì. Questo dovrebbe essere Mom's Contact, quindi mi sa che una lacrima ogni N, dove N è determinato dalla fontuna. No, ma sì, Mom's Contact. Dove N è determinato dal culo, ha l'abilità di pietrificare i nemici. E ad esempio ho pietrificato quello quando era chiuso, quindi non ha avuto molto senso. Vorrei prima... ok, eliminare quello campione, perché se mi colpiva faceva un danno e soprattutto le sue lacrime erano più grosse. Ok, ah, che bello che era la... le lacrime spettrali, riuscivo a colpirlo anche subito appena entrato, fantastico. Ok, testami lontano. Molto lontano. Vedete, posso stare qua sulla roccia e se anche i nemici sparassero non riuscirebbero a colpirmi, dato che la roccia parerebbe il colpo mentre il mio colpo passa attraverso. Vuoi già andare a battere il boss? Boh, già che siamo qua, che fai? Chub. Ho usato Book of Belial, logicamente. Vedete, sono riuscito a bloccarlo. Chub ha tanta vita, però anch'io non ho trovato potenziamenti per il danno, quindi non ho un danno particolarmente elevato. Quindi
Sarebbe ottimo trovare appunto dei potenziamenti per il danno. Se dico un'altra volta sono un cretino, se dico un'altra volta quinti comunque. Satana, ti prego. Sì. Sinto il damage più range up, fantastico il danno. Il fatto è che Lord of the Pit non lo voglio perché dà la capacità di volare. E io già volo. Forse aumenta anche un pochino il danno, ma decisamente non ne vale la pena. Cioè, anche se avessi avuto i tre cuori non l'avrei preso. Ok. Cosa ci manca? Lo shop e ci manca una moneta per poter comprare qualcosa allo shop, appunto. E se non ce la danno qua, la moneta... Cosa c'è qua? Oh, sì, però vorrei tanto, però non ci sono... Ah, lo shop è lì, ci siamo passati davanti. Dai. Grazie. Primo oggetto di gappi, primo oggetto di gappi. Uno su tre, ottimo. Ok. Siamo all'occhio, non me ne colpiti. Cioè, avrei preferito avere la Book of Belial al carico, così che io per tre ondate di nemici avrei avuto danno più forte. Più alto. Va bene, lo stesso, nel senso, non è un problema, non c'è un'altra stanza in cui farselo ricaricare. No es problema, porno rotus. So anche lo spagnolo, visto? Cosa volete di più da uno youtuber? Non è vero, non so un cazzo di spagnolo. Ma niente, niente. No, mi tengo quello che ho. Fantastico. Gappy's Bow, lo prendo. Se anche lo uso non faccio niente perché mi converte un cuore rosso in tre grigi. E non ho cuori rossi, poi intanto ad averlo preso conta. Prendere... Sì, dai, facciamolo. Potrebbe essere ne valsa la pena se riesco a mettere bene la bomba. Perché potrei ottenere 4 cuori grigi. Ne ho ottenuti 2. Fantastico! Pensate, cioè è iniziato che pensavo di uscire rimanendo solo cuori grigi, invece ne ho 3. Peccato che ho usato la bomba, quindi non arrivo alle 15 monete che mi interessavano per andare allo shop. Andiamo al prossimo. Non andiamo a questo, non c'è problema. Non c'è alcun problema. Next floor. Siamo già al quarto. Non male, stiamo andando abbastanza veloci. Dico abbastanza, eh. Qui c'è la stanza dove si può recuperare la vita, ma io non ho vita da recuperare. Che bello che si sono schiantati sul fuoco. Io li odio i mini-grid perché saltano, hanno il colpo doppio. Ah, ecco la 15ª moneta che stavo cercando. E quindi sono debediti in quel posto. Si sono schiantati sul fuoco, ma hanno fatto solo un enorme favore. Ok, qua è tutta questione di velocità. A parte che se spawnano ragni... Vabbè no, sono fatti in maniera tale che se spawnano ragni vengono spawnati... Cioè, tipo li lancia al centro della stanza. Questo è... Pesci? Gemelli? Non me lo ricordo. Cancro, ancora meglio. HP up più feel protected. Wow! Perché HP up mi ha dato 3 cuori grigi? È strano. Cioè, bene o male sono Judas, non sono... Boh. Ah no, forse da 3 cuori grigi di standard cancro. Vogliamo provare? Sì, dai, che abbiamo anche Book of Belial. Dai, 6 monete e 2 bombe. Anche se... stavo già rischiando di prendere danno perché c'è Mega Fatti che fa la mossa veloce. C'è quella lenta e quella veloce. Ti sei pietrificato a mezz'aria. Scemo. Però non mi sta facendo... Ecco, questa è la mossa più facile da evitare. E anche più gestibile. Perché mentre traspira lo si continua a colpire. E poi quando spara ci si riesce ad allontanare. Ok. Andato. Mega Mo. Che mi avete corretto tutti è Mega Mo, non Mega Man. Cioè, MAW deve essere. Se non sbaglio. Oh no, oh no. Non so come ho fatto a evitarlo. Muori, ti prego. Ok, fantastico. Ho ottenuto 3 bombe e un bel po' di... No, 6 monete? Mi sa di sì. Veloce. Lo shop è qua e ci andiamo. No, non è lo shop, chiedo scusa. Perché queste scelte quando ho i soldi per andare allo shop? Comunque poi vengo, cioè magari vado allo shop, non c'è niente e vado a spendere tutto su di te. Ok. Fantastico. E ancora meglio. Un altro cuore grigio. Ma tutto sommato non siamo messi male con la vita. Cioè, fino a un attimo fa pensavo di rimanere con un cuore di vita entrando nella Curse Room. E invece la situazione sta decisamente cambiando. Un arcade pure. Sì, perché siamo al secondo piano. Dio, come mi odia al mondo. A proposito del mondo, non mi sono scordato di avere The World come carta. La utilizzerò nei piani dopo mamma. Così vado abbastanza sicuro. Colpo sicuro a cercare il boss.
senza perdermi in dei piani dove ogni danno mi fa un danno intero di cuore, un cuore intero di danno. E un danno intero di cuore, stavo dicendo, seriamente. Ah, non ci credo, Guido. Vabbè, meglio così. Ma mi ha levato il problema di dover scegliere a chi dare i soldi. E mi ha dato ancora più soldi, quindi. Anzi, no, ho i soldi per quasi due oggetti allo shop. Quindi posso andare a dare tutto al bambino e poi andare nell'arcade a vedere cosa c'è di interessante. Ah, dimenticavo con le lacrime spettrali, posso spararti da lontano. Telepills non lo gradisco. Ah, vabbè, già che mi hai lasciato qua, andiamo dal bimbo. Tu, 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 tu. Dammi tutto quello che hai. E dammelo velocemente perché non ho voglia di spenderci troppo. Oh, che velocemente, ma non così velocemente. Anche se il Black Bean mi fa un po' cagare in tutti i sensi, dato che appunto il Black Bean, quando prendiamo danno, il nostro simpatico personaggio molla un peto che avvelena i nemici circostanti. Ah, guarda, gioco un po' questa, giusto nella speranza di ottenere una moschina che mi giri attorno. E da portarmi a 15 monete? No, perché continuate a darmene sempre di più. Dai, non voglio passare la giornata qua. Anche se può essere una prospettiva interessante. Ecco, già una moschina. Non male. Potrei valutare stare qui a giocare fino alla morte. No, dai. Facciamo una cosa abbastanza veloce. Ultimo tentativo. San 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 san. Fromoni, vabbè. Non ho mai cercato la stanza segreta, che può essere in un bel po'. Potrebbe essere questo. Ho 7 bombe. Cerchiamo assolutamente la stanza segreta, dai. Non può essere qua sopra. Andiamoci a riprendere però la mia The World, che non è male. The World. Potrebbe essere qua. E infatti. 2 bombe. Ma non mi ricordo se c'erano pillole particolarmente buone. Mi sembra di no. Però possiamo sempre trovarne. Allora. Telepills, ora no. Full health, peccato che I found pills ti mangio pure. Sconosciuta. Range up, dai, una positiva c'era. Togliamo il Swallow Penny quando prendiamo danno. Teniamo monete. Prendiamo. No, beh, teniamoci questo. Telepills al limite alla fine. Perché se ci porta giusto per la possibilità. Merda. Giusto la possibilità di finire nella stanza è un error. Suppongo che ci siano ragni attaccati anche lì in fondo. E logicamente si sono tutti ammucchiati. Andiamo a battere il boss. E usiamo Belial nel boss. Dark One, come ti odio, come ti odio, come ti odio. Però ti faccio anche un pochino di danno. E ti pietrifico, cosa ancora più importante. Se avesse effetto. Riuscissi ad aumentare la mia luck e la mia rate of fire. Sarei abbastanza certo di pietrificare quasi continuamente il nemico. Balordo, pensavo ti fermassi prima. Satana, Placenta, che è un HP più la cap. Oh, Krampus. Sto per dire, HP potrebbe piacermi come no, nel senso che. Vabbè, a parte che avevo 6 cuori, quindi. Nel senso che allora se c'è l'HP up, tutti i patti con Satana sono coi cuori rossi, ma io ne ho solo uno da dare. E quindi posso prenderne solo uno di patto. Però è anche vero che non avrei presi due, anche fosse stato quel cuore grigio, perché avrei voluto dire suicidarsi, dato che non sei. Carbone? Sì. Il danno delle lacrime aumenta più strada essa fa esse fanno. No, non ci proviamo a distruggere quelle perché è difficile. Facciamo che proviamo delle pills e ce ne andiamo. I am error. E invece no. Almeno non ci ha teletrasportato bagasce. Vediamola così. Prenditi The World. Andiamo giù. Che piano siamo? Catacombs 2. Quindi ci sono ancora 2 piani per mamma. Ce ne vuole. Dai, sta andando bene tutto sommato, eh. Anche se ho vita zero, effettivamente. Cioè, ho tanta vita, ma vita effettiva rossa poca. Però volo, le lacrime spettrali. Mom's Contact non è male. Sì, Mom's Contact non è male. Ho una moschina che mi gira attorno, al Book of Belial perché sono Giuda. Devo andare al chest, eh? Devo ricordarmi questo. Strano che abbia fatto il la Dark Room e non il chest, perché di solito lo preferisco sempre, dato che. Cioè, hai più probabilità di trovare oggetti nella chest. Invece in Dark Room ce l'hai se sei tipo la Guppy's Tale, che compaiono molti scrigni.
qualsiasi scrigno apri, che sia dorato, che sia normale, diventa uno scrigno rosso con un oggetto all'interno, quindi dipende un pochino da che oggetti abbiamo. A proposito di Guppy, non abbiamo ottenuto altri oggetti. Sono riuscito anche a prendere un danno. Ma wow, Swallow Penny... Ah no, sto per dire, non me la fate lasciare, no, perché in realtà questi sono come dei grid che quando ti colpiscono ti fanno spawnare 3 monete... Ti fanno perdere 3 monete e te ne fanno spawnare 2, assolutamente sì. Invece mi dà dei ragni. E già che ci siamo, usiamo Cooper Aerial. Ok. Pillole le vediamo dopo. Ok, non tanto perché avrei gradito di più tipo un oggetto di Guppy, tipo. Ok. Se pietrifico poi colpisco, forse, se non c'è qualcosa... Ritiro tutto quello che ho detto. No. No. Sì, no, sì, muori. Resti te, guarda. Caro amico. No, dimenticavo che ci sono queste simpaticissime mani che piovono dall'alto. Dimmi che sono solo due, non sono solo due. Dimmi che sono solo tre, sono solo tre. Sì. Dimmi, poi chi mi deve dire? Il gioco. Oppure ditemelo voi. Ok, fine. Feromoni non mi interessa, pillola sconosciuta. Se è un health down. 48 ore di energia. Interesting. Oh no, oh no, oh no. Che bello avere le lacrime spettrali. Mi posso postare qua e schiantare i cuori tranquillamente. Era pietrificato, non si era reso conto che... Ah, ti è morto il cuore. Che cosa brutta da dire. Ti è morto il cuore. Ok, calma, calma, calma. Dove vuoi andare? Grazie alla mosca che mi ha parato il danno per una botta di culo enorme. Oggetto potente. Quali sono le mie statistiche? Non credo di volerle miscolare. Tre chiavi? Fanno le cose in grande qua. Solo pillole, doppio spazio per le pillole, no. Però questo lo prendo. Volendo potrei donare? No, perché c'è ancora un piano. Esatto. Quindi andiamo su. Tanti di Trahont che non sono un grosso problema. Cioè, più che altro il loro problema principale, la ragione per cui si prendono più danni da parte loro, è perché ci sono abbastanza imprevedibili quando si muovono. Cioè, si muovono magari un pochino zigzag o velocemente. Cioè, arrivano addosso. Voglio finire di esplorare il piano? No, non ne ho voglia. Ho già esplorato, ho già trovato shop e stanza degli oggetti. Andiamo a battere il boss. The Adversary, cioè se io odiavo il Dark One, figurati se non odio te. Se ti odio il doppio. Ti prego non mi sparare. Ok, finché spawni ogni... una cosa t'ho chiesto, ti prego non mi sparare. Sei proprio una merda, sei. Per di più non sono riuscito a trovare una tecnica con cui dici... Ok, con questa sono sicuro che riesco a non farmi colpire. Che sarebbe piuttosto importante... Ah merda, non pensavo... Ha distrutto addirittura il Tesco. Evil per range più shot speed up. Fantastico per shot speed up. Necronomicon non lo voglio, ma non mi dispiace per niente prendere questi due cuori neri. Siamo a full health. Andiamo da mamma. Cosa volevo dire? Che no, appunto non ho trovato un pattern con cui sono sicuro con con The Adversary. E quindi se mi capitasse con The Lost finisce sempre male. Wow. Wow, quanti soldi. Grazie per il danno. Vabbè, quello non so neanche perché dico grazie. È logico che prendessi danno lì. Bravo, pietrificati e muori. Policephalus. Non so quanto sia comune trovare, stupido che sono stato fermo, dei boss. E vabbè, seriamente? Ok, concentriamoci un attimo. Dei boss a questo piano, come nemici nelle stanze. Pensavo fosse una cosa più... Non mi ricordo cosa fa il numero 5, non me la voglio rischiare. Pensavo fosse una cosa più da ultimi piani. Tipo cattedrale, chest... Beh, chest solo boss. Come si chiama l'altro? Womb. Ma Womb neanche, perché ha i suoi nemici, Womb. Quindi è relativamente vero. Ok. Ok, andata. Una bomba, 7 bombe, non male per niente. Qui è dove perdo tutti i soldi e prendo troppi danni. Infatti, già uno è andato, voglio uccidere il campione, uccidete il campione! Fantastico. Una batteria che non l'avevo trovata anche prima, non l'ho utilizzata. Oggetto potente. Glitch. Attacca i nemici e recupera vita per noi.
Il fatto è che io ho un cuore di vita rossa, quindi sotto quel punto di vista non mi serve più di tanto. Ah, quanti danni che sto perdendo, stupidi. Spegniamo tutti i fuochi molto velocemente. Fortunatamente avevo una rate of fire abbastanza alta, anche queste cose qua scorrono abbastanza velocemente. Io voglio trovare lo shop prima di andare alla mamma. Ci mancavano anche i ragni. Ho detto che odio come categoria i grid o gli shopkeeper che siano. E ne ho trovati a pacchi proprio. Fantastico. Già ho trovato il boss che non volevo trovarlo in realtà. Insomma, mi incazzo. The Rovers spawnano due cuori rossi, non mi servono ora come ora. Shop sarà in alto a destra? Suppongo. Direi. Credo. E altri sinonimi. Ah, che no, c'è un motivo per cui non ci ho andato. Sì, ho trovato lo shop, ma ho trovato anche mamma. Cioè, non mamma, ho trovato le mani di mamma. È ancora peggio, secondo me. Non sono due? Cioè, è peggio perché non si sa mai quante sono. Diebit, interessantissimo. Diebit, la mappa, guarda, prendo tutto, frega niente. Go di popolo. E vai. Questo, l'ultima la dono così a caso. Perché io può. Perché Diebit mi ricarica. Wow. Mi ricarica di uno l'oggetto ogni volta che prendo danno. Interessante questo posticino. Soprattutto interessante se ho 8 bombe. Sono stato stupidi come me, non ne fanno più. Pensavo di essere fuori range, non so perché. Però dai, ho trovato due cuori e la stanza segreta che per me era totalmente insperata, no? Non pensavo che sarei stato in grado di trovarla. Gappi non ci ha dato grandi soddisfazioni, anche se adesso ci andiamo contro mamma. C'è la possibilità di trovare... Qui prendo danno? No, non so come ho fatto a non prendere. Perché prima l'ho preso? Sono andato alla stessa velocità. Contro mamma... Non contro mamma, spero che mi dia un patto con Satana interessante. Con tipo due oggetti di Gappi. No, neanche, perché non posso prenderne due, posso prenderne solo uno, dannazione. A meno che mamma mi lasci una HP up. Belaia, subito. Oh, che bello che si è bloccata. Non facciamo tutto sto danno. E la cosa mi preoccupa. Penso di far molto più danno, se devo essere sincero. No, infatti. Strano, per di più sono anche in modalità Belial. Molto strano. Mercoledì. Mercoledì, mercoledì, mercoledì. Lo so che un danno lo prendevo. Per di più adesso c'ho lo scudo, per un attimo. Ti prego. Oh sì che ti sei bloccata. Grazie, la mosca mi ha parato, ma proprio per una botta di fondoschiena enorme. Oh, prende danno, ottimo. Paradossalmente non ho preso neanche un danno da mamma, ma solo da ciò che spawna. Ecco, infatti, mannaggia la linguaccia mia. Si dimenticavo quell'oggetto, la Polaroid, devo prendere perché vado nel chest. Ti prego non darmi patti troppo pesanti. Il patto. Ci prendiamo il patto. Peccato per Gimpy, perché anche quello mi sarebbe interessato. Ci prendiamo il patto. Abbiamo damage PTS up, che è proprio quello che volevamo. Se esco e rientro, no. Oppure, no. Io ce l'avrei cacciati, tre cuori grigi per prendere Gimpy. Vabbè. Andiamo, sì. Vamonos. Womb, vogliamo utilizzarlo qua? No, ce lo teniamo per la cattedrale, magari. The World. Ma sì. Siamo sempre a un oggetto di Gappi, ok. Ogni tanto devo rifarmi la conta nella testa, se no faccio dei casini. Lich è impazzito, troppe cose a schermo, insegue cose a caso. Non mi serve a niente, Lich. Serve come un companion che fa danno in questo momento. Loki... Ti prego, muori male. Loki non è un boss di quelli che dà troppi problemi, disse mentre stava per prendersi un danno nelle gengive. Sì, la rate of fire è aumentata un bel po', il danno abbastanza. Sì, potevo usarcelo, è un Book of Belial, però alla fine sono arrivato fin qua. Danni mi sa che ne ho preso uno, forse, o neanche. Quindi dai, onesto. Dove può essere il boss? Non credo sia qui a destra. Merda. Oh, grazie, Cancro. Cancro, non quel Cancro, che c'è anche in questo gioco, quindi è abbastanza... ambigua la mia frase, ma grazie l'oggetto Cancro, sì, il segno zodiacale che mi ha dato lo scudo. Ok, ah no, forse non era neanche, ah no, forse mi sto sbagliando, non era lo scudo del segno zodiacale, ma era quello della Polaroid, perché c'è anche quello.
No, non ho visto che stavi per sparare. Fantastico. Cuori rossi di cui non mi faccio niente. Sì, forse mi servirebbe un Mum's Pearl o un... oddio, qual è quello che aumenta il drop di cuori grigi? Rosario? Sì, mi sa di sì. O Rosario o la Mitra? Rosario, mi sa. O la Mitra, la Mitra. Boh, non mi ricordo niente. Comunque qualcosa che aumenti lo spawn e i drop di cuori grigi. Grigi. Ok. Ok. E ok. Pillola, 48 ore di energia. No. Cioè è buona come pillola perché ci spawna almeno un... Anzi, sai cosa facciamo? Dato che non voglio stare 6 ore contro Chubb, è la quinta volta che ti trovo, per di più. Chubb ovunque in questa run. Ho fatto così. Poi faccio... così. Volendo c'ho altre due ricariche, giusto per buttarla lì. Avessi avuto un oggetto tipo Book of Revelation, che ha tipo 6 tempi di ricarica e ogni volta che... che si ricarica... ah no, potevo portarmela qua, forse, se va nello stack gli effetti di Book of Belial. Comunque ogni volta che si usa il... stupido. Il Book of Revelation si aggiunge un cuore grigio alla propria vita. Ti prego non darmi il cavallo. Oh, Ball of Vanishes. E Satana. Il coltello... me, il coltello di mamma non è male, fa un danno enorme. Però io come sono messo danno? Non sono messo male neanche io. Ho un danno a rate of fire decente. Che potrebbe essere l'oggetto che mi uccide la run. O l'oggetto che me la fa vincere a seconda. Prendiamo questo rischio, dai, prendiamoci sto rischio, vaffanculo. Mi sa che non ne valsa la pena. Però la rate of fire è alta, quindi sparo velocemente. Ma. Boh, vediamo. Fosse stato Dark Bum con tutti quei rossi che ho trovato. Vediamo cosa ci proponete. Oh sì, devo farlo, mi dispiace. Vabbè, danno ne facciamo, eh. Vediamo di non prenderne, questo è il problema principale. E infatti già stavo... già uno l'ho preso, ritiro quello che ho detto. Usaci Book of Belial, che tanto. Ma il problema è appunto contro queste situazioni qua con tanti nemici che... grazie Trollbomb, incredibile che debba ringraziare una Trollbomb, mai capitato nella vita. No, facciamo un bel po' di danno, ok. Ok, ritiro tutto quello che ho detto. Perfetto, è stata un'idea perfetta. Anche se... gradirei qualcosina di più. Demon Party non è male. Full health, che non mi fa niente. Teniamo Shade of Warden, anche se potete tenermi Demon Party. Pff, se devo ipotizzare dico che è giù. Quindi dobbiamo passare di qua. Dingle, tartaruga. No, faceva così. Dingle, caccona maledetta. Ah, t'ho anche pietrificato, interessante. Interessante. Ho due policefalo, seriamente. Già uno mi stava abbastanza sui coglioni, ne mancavano due. Se poi riuscissi a colpirli senza prendere danno come un cretino, io, Dio, ho pochissima vita. Merda. Perché ho preso solo mezzo danno? Forse perché mi pare da mezzo danno? Il cancro, dico. Mi sono distratto, cazzo. Che faccia l'effetto dell'ostia, quindi il cancro. Non lo sapevo. Merda. Fatto sta che adesso posso prendere solo due danni, allora. E mi si comincia a stringere un pochino il buchino del culo, per dirla in una maniera proprio corretta politicamente. Oh no, non era qua. Devo dire che però l'idea di andare all'arcade non mi dispiace, dato che ho 20 monete e potrei essere decisamente interessato a tenere dei cuori grigi. Vi prego, datemi cuori grigi. Scatol, subito. Le mosche non mi attaccano più. Ah, ma vengono attirate dalla mia bellezza, soprattutto per il fatto che ho una cacca enorme sopra la testa. Se avessi preso Gimpy, magari uno o due cuori grigi li avrei recuperati finora. Prendiamo anche Range Up. Uno andato. Già mi sento un pochino meglio, se devo essere sincero.
Da qua me la gioco tutta, non importa se ci sto 6 ore, non mi importa se vi annoierete. Dovete annoiarvi, merda. No, sto scherzando, piccini, vi voglio bene. Boss of Teal, non ci voglio credere. Boss of Teal. Qui è davvero la mano di qualche divinità che dice, dai, vabbè, l'abbiamo fatto cagare sotto, adesso diamogli una mano. Facciamo saltare in aria questo. Sapete cosa? Non ho chiavi. Cioè, ho solo 6 chiavi, non è che non ho chiavi. Ne ho poche. Se potevo andare nella chest... Beh, almeno 4 ne ho, ma credo me ne serviranno anche di più. Boss, sì, grazie. Un altro policefalo che ti odio dal profondo dell'anima. Ok. Finché stai fermo e ti pietrifico, sono sempre felice. It Lives, vediamo di farla finita velocemente. Molto velocemente, sembrerebbe. No. Guarda, vieni qua. No, meglio mettersi di lato come sempre. Tra l'altro è questione di riuscire a centrare la velocità, cioè la lunghezza a cui si lancia il coltello. Perché se lo si lancia troppo in là, viene colpito poco. Se lo si lancia troppo poco, non lo si raggiunge. Se lo si lancia bene, permane tanto dentro il corpo del boss e si riesce a fargli tanto danno. Ok, direi che possiamo usare le ward, già che siamo qua. Curse of Dark, assolutamente, allora. C'è una stanza segreta che allora me la vado a vedere. Tanto forse potevo andare giù invece che andare in una stanza che sicuramente è un vicolo cieco. Guarda, se me lo spari qua, no vabbè, no, non rischiamo, cioè le bombe le utilizziamo. Non vedo davvero niente, questo dovrebbe essere un problema. Abbasso un po' lo schermo. 3 bombe, vabbè, 3 bombe per una bomba. Già che possiamo skippare una stanza, facciamolo. Ma perché vado di là se so benissimo che non c'è, perché ho usato the ward? Sono trarlucco, eh. Destra e poi tutto giù. Oh no. Qui non è che si muovono quando sono invisibili. Si collocano proprio a caso. Si teletrasportano in pratica. Sì, però. Che palle. Che palle. Come vi odio. Questi una o due volte mi hanno fregato una run che stava andando anche decentemente. E non capisco mai come sparano. Per il fatto che sparano a palombella. No, vaffanculo. A girarmi per sparare indietro ho perso il colpo. Rimane uno. E un danno me l'ha fatto, il bastardo. Che rabbia. Mega fatti, che dovresti avere un sacco di vita, ma... Io c'ho il coltello. C'ho le lame. No, il problema è che se siete in due, non riesco a vedere quando uno carica, quando carica l'altro, quando sparate merda che piove dal cielo. Ad esempio, eh. Cose normali. No, più che altro ci sono anche le cacchette ed è buio. È infernale questo piano. Poi se ti colpissi... Oh, bravo, vieni qua che fai un po' di luce, faccio un po' di luce io e ti faccio tanto male. Sono rimasto con 2 cuori. Non sorrido più tanto. C'è un'altra cacca. Ci sono altre cacche, mi sa, ma non riesco a vederle. Sì, l'ho vista. Ho appena buttato giù tutto quello che c'era sulla mia scrivania per vederla. Cosa mi proponi? Merda. Vai. Sì, sì. Sì, sia benedetto il momento in cui ho scelto di aprire questi screen e di fare questa challenge. Questa boss challenge. Cioè, sta challenge room. Vabbè, ci siamo capiti. Merda. Sia maledetto il momento in cui sono nato stupido, però. Che ancora non riesco a capire se prendo un danno o mezzo, vabbè. 2 mostro. Beh, meglio che 2 mostro 2. Pazze risate. Pessime battute, sto scherzando, eh. Ok. Fine. Sì, grazie. Ok, datemi tutti i cuori. Grigi, grigi, non rossi. Ok. Destra giù. Ci mancava la Curse of Darkness. E questi ancora. Proprio è una run dove tutti i nemici che odio... Ho detto, mettiamoli tutti assieme in un unico seed. Perfetto. Hanno creato questa cosa qua. Ok. Meno male che ho usato merda il... Vabbè, un colpo me lo aspettavo, gradirei che non fossero 2. Oh, dimenticavo che c'ho... le lacrime spettrali, quindi anche il coltello. Ma forse il coltello già di suo. In teoria, poi se riuscissi a mirarle bene le cose. Ma soprattutto se foste collegati sarei più felice perché magari vi becco in filo. Vabbè. Qui non dovreste avere tanta vita, perché rompete le scatole? Lich mi ha dato 1 di vita, che culo, peccato che non ho vita rossa.
Ok. Isaac. Non la vedo tanto bene il combattimento con Isaac, eh. Soprattutto perché non ho capito se mi fanno uno o due cuori di vita come danno. Soprattutto perché non ti sto facendo tutto questo danno. No, vabbè, un po' di danno te lo faccio, ma non è proprio il massimo, eh. Se devo essere sincero. No, mi fa un cuore intero di danno. Potrebbe finire qua la mia vita. Dai. Pietrificato. Ok, Isaac è andato. Isaac è andato. Chest. Dammi degli oggetti buoni. Dammi degli oggetti buoni perché sennò non posso sopravvivere alla chest. Ok. Adesso la mitra. Questo ok, comenta. Vabbè. Questo è Gemini. E questo dovrebbe dare Toxic Splash, che non credo ci sia. Sicuramente non a sinistra, ma non so quanto sopravvivere. Ecco, due megafetti. Perché mi vedo già male, se devo essere sincero. No, almeno eliminane uno, almeno eliminane uno. Così uno solo posso gestirlo finché non mi salta. Finché non fa il salto veloce, sì. Pietrificato è gestibilissimo. Ok. Stanzone, dai. Uso assolutamente. No, Envy no. Cioè, Envy ci vediamo dopo per questo per principio. Perché poi non posso dire no perché ti devo affrontare, ma. Per ultimo, quanti siete? Allora, andiamo con te. Merda, dimenticavo che sparava. Ah. Tutta questione di vita, perché poi non avrei preso tanti danni probabilmente in questo piano. Avessimo avuto tre cuori in più, forse saremmo riusciti a finire la run. Peccato, 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 perché ci vanno quasi. Spero comunque vi sia piaciuto l'episodio. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace, condividete con gli amici che possono apprezzare il genere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.